schermi spenti anche per le 250 realtà presenti in Emilia-Romagna. Il nuovo DPCM chiude le sale cinematografiche colpendo ancora una volta, a soli 2 mesi dal precedente lockdown, un comparto che rischia seriamente di non riprendersi. L'ANEC regionale chiede alle istituzioni aiuti tempestivi e concreti per salvare aziende e occupazione. Molto sorpreso. E comunque avremo bisogno sicuramente di aiuti, anche perché sono ormai dal 24 febbraio che tutto lo spettacolo è in difficoltà, è stato in difficoltà d'estate, lo era tuttora nonostante l'apertura, anche perché noi non possiamo lavorare, quindi il prossimo mese sarà zero. Negli ultimi 2 mesi abbiamo lavorato al 20-30% della potenzialità, i mesi scorsi era comunque ancora zero. Salvo qualche arena che fortunatamente è riuscita a portare un po' di spettatori almeno aperto. Gli richiederemo sicuramente un aiuto immediato, un aiuto che vada almeno fino a febbraio, ma poi sicuramente le istituzioni dovranno accompagnare tutta la filiera cinematografica e teatrale fino almeno al prossimo anno. Sembra quasi che i cinema e teatri siano fonte di contagio, cosa che è assolutamente non vera, anzi studi hanno dimostrato che all'interno delle strutture cinematografiche e delle sale teatrali non è mai avvenuto alcun contagio.